Carissimi amiche ed amici, volevo fare anche un brevissimo video di aggiornamento sul caso di Alice Neri. Vedo che se ne sta molto parlando di nuovo, perché sembra che ci sia aria di conclusione delle indagini, però bisogna aspettare perché c'è la dottoressa Cattaneo che ancora deve depositare la perizia. Secondo me ci possiamo trovare di fronte a tante di quelle novità, e quindi è opportuno, secondo me, non trarre delle conclusioni affrettate. Ecco, soprattutto riguarda alla dinamica di questo delitto, che è una dinamica particolare, che è una dinamica che al di là della efferatezza, perché non si sa quante coltellate eccetera, ma sembra indubbio, sicuramente indubbiamente, che sia stata attinta da coltellate. Quindi è una scena del crimine che si configura come una scena del crimine molto tragica, quindi sicuramente una scena del crimine che colloca, ecco, l'episodio del delitto ai laghetti, e questo è importante perché se voi ricordate, l'ordinanza di custodia cautelare si basava sul presupposto che la ragazza fosse stata uccisa da Via Forella, no? Al Sabbioncello, quindi già questa cambia tutto, diciamo. Quindi non una Alice che viene uccisa lì a Via Forella, ma viene uccisa ai laghetti, dove probabilmente lei giunge, sembra, alla guida della propria macchina. Quindi, se il principale sospettato è lui che sta ancora in macchina, ci si dovrebbe chiedere per quale motivo, quali sono gli elementi per cui stanno in macchina un'ora a Via Forella, poi dopodiché si spostano di qualche chilometro e vanno in quest'altra destinazione, e lì scoppia casualmente una follia omicidiaria di tal genere. Scusate, sto in un posto un po' rumoroso. E scoppia una follia, dicevo, di tal genere che porta a una Alice che magari tenta la fuga, perché le coltellate sicuramente sono avvenute al di fuori dell'abitacolo, visto che in auto è difficile avere questo tipo di dinamica, la spallina che salta, insomma. E allora ecco perché i dubbi aumentano. Possibile mai che a nessuno vengano dei dubbi? Allora chi è stato, direte voi, se non è stato il tunisino? Non lo so, non lo so. Noi non vogliamo parlare, vedete, dice, ma loro il terzo uomo, ecco. Vogliamo parlare di mandanti, vogliamo parlare di killer, vogliamo parlare di un terzo uomo, di un quarto uomo. Non lo so, però certamente bisogna parlare con una ragionevolezza, e ciò che ha destato perplessità in questo caso è proprio il fatto che ci sia stata questa persona nella vita di Alice, così presente, così invadente, oggettivamente così invadente, che non è stata indagata. Ecco, solo qui la stranezza ed è una stranezza che permane a tutt'oggi. Ho sentito ieri il video dell'amico Paolo, come sempre Paolo Amato, sempre molto, molto puntuale nelle sue analisi, che però dice, relativamente a questo collega, dice, può darsi che
in una fabbrica, in un'azienda, diciamo, di tutti i maschi, lei abbia scelto come confidente, come amico, questo cosiddetto terzo uomo perché magari era il più tranquillo degli altri, ecco, dice, il più tranquillo con il quale lei ha ritenuto di poter entrare in sintonia. Ora, io su questo sinceramente non riesco a vedere questa cosa qui, perché se questa persona era il più tranquillo è veramente surreale, perché questa tranquillità non, semplicemente non traspare, ecco, è una tranquillità che non si vede, non si nota dalle lettere, proprio dal contenuto, dall'ossessione, dalla tensione palpabile che si ha in questa persona. Comunque, può essere, tutto può essere, però rimangono appunto questi dubbi e quindi la dinamica sicuramente non è chiara. Io ritengo che bisognerebbe aspettare, bisogna aspettare adesso in questi giorni cosa succede. Ecco, si verificheranno degli alibi sicuramente. Aspettiamo la dottoressa Cattaneo cosa ci dice in maniera ufficiale. Vedremo, credo che alla fin fine pure l'avvocato Ghini dovrà mettere sul tavolo, insomma, queste prove a difesa. Non so se farà parlare il Galulli. Io su questo onestamente, sul fatto del silenzio, su questo anche io non mi trovo d'accordo con la strategia difensiva, perché ecco, il fatto di non parlare, ecco, poi si dice perché non parla per tanto tempo e che depone male, come se fosse un silenzio del colpevole e non un silenzio dell'innocente. Io onestamente credo che sia giunto il momento anche di sapere esattamente dalla bocca del principale sospettato, insomma, alcuni particolari in più. Sappiamo ufficiosamente che egli dice di essere sceso dalla macchina perché c'era una dovettura, dei fari di macchine, di qualcosa che li seguiva, però vogliamo sapere di più, come potremmo sapere di più dall'avvocato Ghini di queste sue prove, diciamo, difensive, di queste cose, perché così ci si fa un'idea più globale, più complessiva della vicenda e possiamo parlare a ragion veduta. Certamente non trarre delle conclusioni così affrettate, perché ad oggi, perlomeno per quello che si sa, questa persona che sta in carcere, ci sono, chiamiamole degli indizi, ma queste prove, almeno che si sappiano, non ce ne sono, nemmeno a livello logico. E quindi, vi ripeto, questa dinamica delle coltellate, se fosse confermate, non fa altro che instillare ancora più dubbi, come il fatto della benzina, come il fatto di non avere tracce di essa sul borsello, su tante cose che ancora non tornano. Vedremo in questi giorni quindi delle novità. Grazie, era solo questo un piccolo ragionamento insieme. Io vi ringrazio sempre che mi seguite, condividete il video e un abbraccio a tutti quanti voi.